Diciamo che la cosa importante è che abbiamo incontrato tutti i partiti, perché ci sono venuti a trovare esattamente tutti i partiti, ci hanno mostrato molta vicinanza, hanno capito quali sono le nostre problematiche, hanno capito tutte le misure di sicurezza che abbiamo messo in campo. E tutti ci hanno detto che si sarebbero impegnati per fare il più velocemente possibile questa riapertura nei fine settimana. Quindi un bilancio tutto sommato positivo. Sì, direi molto positivo. Poi sappiamo tutti che il Consiglio dei Ministri e quant'altro non è mai finita, però insomma le dichiarazioni di intenti che abbiamo visto a vari livelli ci hanno rassicurato. Oggi è una giornata rilevante anche nella misura in cui c'è stata una sorta di protesta, una manifestazione da parte di commercianti all'interno dei centri commerciali. Sì, Ce ne può parlare? io ho ricevuto, ero qui da stamattina, ma ho ricevuto dopo le 11 una serie di filmati dove abbiamo potuto riscontrare ampia adesione da parte di tutto il comparto commerciale. Altra notizia importante di oggi è che non c'era solo il CNCC, ma c'erano tutte le associazioni di commercio che hanno assolutamente promosso questo tipo di iniziativa. Sono state chiuse le serrande per pochi minuti, è stato letto un messaggio in 1200 centri in tutta Italia e credo che questo dia anche la forza del nostro comparto. Noi crediamo che con gli 800.000 dipendenti, 1.000 strutture, 40.000 negozi, siamo una risorsa che questo paese non può trascurare e contiamo che la sensibilizzazione che abbiamo dato oggi sia di buon auspicio anche per il futuro, prima per le ripartenze e riaperture, ma poi per una ripresa economica che possa aiutare tutti i nostri operatori a riprendere il più possibile la normalità. In questo senso, qual è lo stato di salute del settore e cosa è necessario per farlo ripartire? Allora, noi usciamo da un 2020 drammatico con perdite di fatturato di 40% circa, che pesa sui 20-25 miliardi. Il primo trimestre, idem. Noi abbiamo tre cose in testa. La prima, la riapertura, perché questo darà lo sprint per tentare di riaprire. Due, decreto sostegni. Nell'uno del nuovo governo non abbiamo avuto nulla, ma confidiamo che nel prossimo ci possa essere un aiuto per le nostre imprese. E terzo, qualche iniziativa di rilancio dei consumi per colmare il gap che abbiamo subito nel 2020 e primi mesi 2021, qualche operazione di rilancio dei consumi. Il recovery plan è un'opportunità unica, questo treno passa questa volta, il nostro comparto è pronto a cogliere questa sfida e cercare di riprendere il più velocemente possibile il trend che c'era negli anni passati.